Ecco, vedete, sono immagini in movimento che sono state realizzate con un elicottero. Vedete, queste sono le montagne vulcaniche delle Hawaii. Ecco, vedete, sono immagini di un film. Ecco, guardate, sono delle persone che volano su delle api gigantesche e non si sarebbero potute realizzare queste immagini se non ci fosse stato Fabio, il quale è andato alle Hawaii portando un aiuto importante, qualcosa che lui sa ben controllare, i suoi elicotteri. Allora, intanto ve lo presento e poi conosceremo anche le sue macchine volanti. Fabio Livi, buongiorno Fabio. Buongiorno. Come va? Buongiorno. Eccolo qua, Fabio è tornato da poco e alle sue spalle, alle nostre spalle, ci sono i modellini che sono stati utilizzati per queste riprese. Ecco, non si potevano fare con elicotteri veri intanto queste riprese? No, perché dovevamo volare dentro una foresta, quindi era molto difficile, gli spazi erano molto ridotti. Quindi una vera foresta. Una vera foresta, le difficoltà maggiori sono state, già altri prima di me avevano provato. La difficoltà maggiore è stata portare su questa telecamera particolare in 3D che pesa più di 6 kg e infatti il primo giorno abbiamo avuto grossi problemi anche noi per il peso e poi dal secondo giorno siamo riusciti a risolvere i nostri problemi e tutto è funzionato al meglio. Ecco, qual è l'elicottero che è stato usato? Perché qui ne vedo una, diciamo, quantità. Allora, l'elicottero che ho usato là, qui non c'è, è a Los Angeles. Ah. Questo è un prototipo che ho fatto io per gli allenamenti. Diciamo è simile ed ha infatti una videocamera esatto. Sotto che può essere anch'essa radiocomandata. Esatto, quindi... è radiocomandata da un operatore, nel caso lì c'era un operatore americano insieme al regista che seguiva le scene. Quindi da terra si può telecomandare l'elicottero, farlo volare, esatto. E un'altra persona comanda la telecamera, può decidere esatto. Le inquadrature. Beh, non deve essere facile comunque. No. Io manco gli aeroplanini di carta so far volare, pensi una cosa di questo tipo. So che gli elicotteri poi proprio per loro natura non sono facili da guidare. Esatto, sono difficili. Perché non hanno portanza, quindi... Sono instabili per natura. Sono ecco. Instabili, Però dopo tanti anni di esperienza sono riuscito a fare queste cose lì. Ecco. Ecco, questo gigantesco vola pure lui? Certo, questi due elicotteri qui sono quelli che ho vinto in campionato italiano di quest'anno. Questo qui nella categoria riproduzioni, che riproduce bellissimo. Appunto un elicottero vero, è un elicottero a turbina. È bellissimo, è talmente grande che il pilota praticamente è grande come Magallino. E questo nel film non è stato utilizzato, questo però lo utilizza lei per le gare. Esatto. Ed è un elicottero in grado di arrivare. Quanto... Ma il problema dell'altezza è la nostra visuale, cioè noi fino a 1000 metri possiamo andare, noi non riusciamo a vedere. Poi dopo a un certo punto si perde, esatto. Si perde di vista. Mentre questo qui è il modello da competizione di gare F3C. E fra le altre cose, quest'anno, nel 2011, abbiamo il mondiale in Italia di elicotteri, la prima volta. È una cosa molto particolare, ecco. Uh-huh. A Brescia si svolgerà ad agosto, lei l'avrà vinti tutti questi campionati perché è bravissimo. Qua c'è una cosa strana, sembra un UFO, che cos'è questo? Questo è un multirotore perché è bravissimo. Qua c'è una cosa strana, sembra un UFO, che cos'è questo? Questo è un multirotore sperimentale, c'è un elicottero... Sempre con telecamera sotto. È un elicottero con 8 eliche, diciamo. Esatto, che permette di volare in spazi più piccoli o interni. Perché va, diciamo, è più stabile, sta più stabile, fermo. È più sicuro, mentre l'elicottero è grande e può creare problemi con le pale. Mentre questo qui ha il vantaggio che ha piccole eliche che sono in plastica morbide, anche se dovesse succedere qualcosa, il danno è minimo. Ecco. Ecco, noi avremmo voluto, ve lo dico, far volare qualcuno di questi oggetti, però siccome qua dentro con i microfoni le interferenze c'era il rischio che il telecomando desse dei problemi e l'elicottero decapitasse 7-8 persone, visto insomma che il pubblico non si trova facilmente, abbiamo detto lasciamo perdere, esatto. Lo faremo un'altra volta, no, ma poteva essere pericoloso. Vedi? Poteva essere pericoloso qua dentro, uno spazio aperto invece si controlla. E come sono andate le riprese? Bene, benissimo. So che il regista è rimasto molto contento. Sì, è rimasto molto contento. Il primo giorno grosse difficoltà, dal secondo giorno abbiamo fatto circa 20 scene al giorno,
volavo 5 minuti di volo, facevo riprese. E come sono andate le riprese? Bene, benissimo. Le so riprese... che il regista è rimasto molto contento. Sì, è rimasto molto contento. Il primo giorno grosse difficoltà, dal secondo giorno abbiamo fatto circa 20 scene al giorno. Volavo 5 minuti di volo, ripetevo 4 volte la scena e l'ho ripetuto appunto per tutto il giorno. E partivamo ma in che zone poi? Cioè, stavate veramente nella foresta? Nella foresta. Col caldo, insomma, non erano col condizioni. Caldo, con poca luce, e aspettavano sempre il raggio di luce giusto per fare le riprese. E la grossa difficoltà era questo peso con volare dentro questa foresta, fare uno slalom fra gli alberi. Comunque una bella soddisfazione, che gli americani sono i re degli effetti speciali, esatto. E hanno dovuto ricorrere a un italiano poi per fare questo. Mi hanno promesso che mi richiamano. Io penso che la richiameranno sicuramente. Da quanto tempo lei ha questa passione? Allora, no, per capire in quanti anni si può diventare bravi, diciamo, la passione me l'ha trasmessa mio padre. Io da circa 4-5 anni ho iniziato a fare modellismo, a 14 ho iniziato con gli elicotteri e ora sono, insomma, sono 20 anni che faccio competizioni. Tanto bravissimo, ed è bravissimo, tant'è vero che quando andrete a vedere quel film, come si chiama il film? Journey 2, l'isola misteriosa. L'isola misteriosa, e vedrete queste bellissime riprese, qualcuna ve l'abbiamo mostrata sul nostro schermo, sappiate che quelle riprese sono state rese possibili dalla tecnologia, dalla bravura di Fabio Vigili. Tanti auguri, grazie, complimenti grazie. Fabio. Auguri. Hai visto che roba? Vola, vola da noi! Raggiungici! Vola, devi, vola, vola! Allora, è il momento della telefonata! È il momento, allora potremmo accendere un elicottero nella speranza di decapitare.